dovremmo avere in collegamento Jerry Calà. Jerry, no, ci sei? Vabbè, sì. E non potevo mancare. Non potevi mancare. Io sono un punto fermo nella vita di Mara, cioè non si libererà mai di me. Oh, tanto fermo all'inizio non eri, perché ogni tanto ne combinavi di tutti i colori, Beh, sì. Insomma, diciamo che eravamo una coppia molto movimentata, ecco. Gli amici ci chiamavano il Richard Burton e Liv Taylor dei poveri. Perché ancora non eravamo delle star, non eravamo famosi. E comunque io, insomma, rimasi fulminato, fui anche un po' subdolo, perché io l'avevo vista girare per Roma e negli ambienti, e avevo capito che era una ragazza differente da tutte le altre. E quindi, con la scusa di provare la parte, insomma... Galeotto fu il copione. È il copione, copione. L'avete ripassato insieme, diciamo. L'avete ripassato insieme. E da allora sì, è venuto a fare le prove e dopo ci siamo fidanzati subito. È stato una specie di colpo di fulmine. E parafrasando te, devo dire che sono stati tra i migliori anni della mia vita. Senti, dimmi un pregio e un difetto di Mara. Ma Mara è unica, perché lei, io credo che sia uno dei rari esempi di una che fa il nostro lavoro che non l'ha mai cercato. Lei proprio non, quando l'ho conosciuta io non gliene fregava niente. Addirittura io, che allora facevo già cinema, per farle fare un film e un'altra serie televisiva che abbiamo fatto insieme, era una guerra. Lei non voleva, era una donna speciale, diceva: in casa ne basta uno che fa sto mestiere, adesso te lo fetti e io ti sto dietro. Io credo che poche donne si sarebbero comportate così, e io devo a lei veramente tanto per avermi dato anche sicurezza e serenità in un momento in cui come ragazzotto potevo anche perdere la testa, e di questo la ringrazio ancora. E il difetto? No, il suo difetto è un pregio, cioè lei non gliene frega niente di nessuno, può essere il presidente della Repubblica, come... Allora ti racconto questa, eravamo da poco fidanzati, quando ci invitarono in una villa, in un villone a Capalbio, di gente nobile, molto altolocata, no? E siccome all'ultimo momento arrivarono ospiti due grandi personaggi, Ubi Maior, Minor Celsat, io e Mara ci hanno messo a dormire in salotto su un divano. Allora, ti spiego chi erano i due personaggi. Due che avevano appena vinto due Oscar, Robert De Niro e Joe Pesci. Ah, ecco. Che poi erano, specialmente De Niro, era il mio mito. Allora io, vabbè, noi andiamo a letto su sto divano lì. A un certo punto, nella notte, rientrano Bob De Niro e Joe Pesci, un po' imbriaghi e facendo, diciamo, un po' di baldoria, anche non da soli, insomma, rientrano così. E allora Mara dice: ma chi sei sti qua? Maleducati, imbriagoni! E io dicevo: Mara, no! E De Niro, due Oscar, che stanno entrando dalla porta. A me me ne frega niente, sei imbriagoni e maleducati! Senti, Jerry, se tu dovessi dedicare a Mara una canzone, cosa dedicheresti? Beh, lei lo sa, quella è la sua canzone preferita. E notte alta e sono sveglio. La nostra. Sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio. E più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene, io ti perdo ancora. 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 Perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te.
che non me ne frega niente senza te. Grazie amore. Grazie Jerry. Te la vuol far tutta, te la vuol fare tutta. È la nostra. Grazie amore. No. Ciao grazie, Jerry. E tanti auguri per martedì. Non so se c'è Bettina, Johnny, venite a fare gli auguri a zia Mara. Dove Bettina. Sono? Fammi vedere Johnny, eccoli. Che non lo vedo. Ciao Bettina. Eccoli. Ciao tesoro, fammi vedere Johnny. Ecco. Com'è diventato. Johnny, fatti vedere. Guarda là. Ciao Johnny, ciao. Poi martedì ce li facciamo meglio. Sì. Ciao Jerry, grazie. Grazie, ciao Bettina. E poi arriva Domenica In. Siamo nel 93-94, la prima Domenica In. C'era Monica Vitti, sì. C'era Luca Giurato, sì. C'era Don Mazzi e c'era il gioco del tabellone. Chi lo fa? Uno è un prete, uno è un giornalista, l'attrice. Lo fa. Noi Mara. Prendiamo Mara. E lo fa Mara. In quel periodo ero fidanzata con Arbore, per cui... E Renzo che ti disse? Ma Renzo disse sì, fallo, ma era un piccolissimo spazio, che di solito lo facevano questi spazi le bonaccione, quelle bonazze, un po' culone, sì, un insomma, po', no? Così, insomma. Sì. Messe bene, insomma. Cioè, per cui io non c'entravo manco niente, perché avevo già 40 anni, per cui quando me lo offrirono, mi ricordo Paolo De Andreis e Fuscagni, Carlo Fuscagni, allora... Credo che me l'abbiano offerto solo perché ero la fidanzata di Arbore, ma sì, non perché ci fosse un interesse nei miei fisico, voglio dire, perché io rappresentavo veramente tutto l'opposto di quello che andava allora, no? Allora c'era Simona Tagli, cioè queste bellissime ragazze che facevano questo, spulettavano un pochettino, sì, insomma, sì. E insomma così, per cui io quando me l'hanno offerto dico, ma sì, Renzo è sempre in giro, non lo vedo mai, lo mi annoio. Vediamola e poi la prima cosa do quanto mi date. E ecco, quella, sì, lì, quella è stata, sì, fondamentale. E siccome ero ben era pagata, interessante. Era interessante la cosa, dico ditemi che devo... Il cartellone, e vabbè. Vediamo la prima Domenica In, 93-94. Ma poi il cartellone non l'ho più fatto. Sei sempre in tempo il prossimo anno. Adesso vieni a volare con noi. Ciao Mara, vivi gli altri 70 anni così e sarai sempre per me e per tutti gli italiani la Mara della Domenica. Tu sai bene che ho 90 anni, ma sto ancora sperimentando e cambiando, perché la vita è sempre troppo piena e va solo vissuta. Fa così anche tu. Grande abbraccio dal tuo Don Antonio. Se fatto con amore, la direzione giusta, eccola là. Non perdere altro tempo. Ciao Mara, ricordo la nostra prima Domenica In con Monica Vitti, indimenticabile, e quante ne abbiamo passate, però ci siamo divertiti, è andata benissimo. E dopo quella Domenica In, grandi successi per tanti anni fino ad andare in America. A volare con noi. Ciao Mara, tanti auguri, e sono auguri che ti faccio dal cuore. Facciamo una cosa Mara, quando passa questo maledetto coronavirus andiamo a fare una bella vagliata, bene? Ma vieni qua, bella bistecca mia, ciao, auguri. A volare con noi. Gian Piero Galeazzi, Don Mazzi, sì, e il capostruttura storico, tutti. No? Vice direttore storico di... Grazie a tutti. Paolo De Andreis. A Paolo De Andreis devo tutto. È lui che per primo mi ha dato fiducia. Sì, è lui che ti ha dato... È lui che mi ha dato fiducia. Se non ti ha ci difeso fosse... in molte occasioni. Mi ha difeso, mi ha detto ce la puoi fare, perché sì. Io dovevo fare il cruciverbone. Monica Vitti, due giorni prima, dice no, guarda, io parlo del mio cinema... Luca Giurato, che in un'intervista aveva detto due mesi prima piacerebbe avere Mara Venier perché l'ho vista a Tele Monte Carlo, ha delle belle gambe. Per cui forse anche Luca sicuramente ha messo una buona parola per farmi prendere. Don Mazzi diceva io mi occupo di sociale
E chi conduce? E De Andrei disse: conduce Mara. Io dico: ma tu sei pazzo? Assolutamente no. E invece, vedi? E invece la prima puntata, chi mi dette la spinta, perché ero terrorizzata, fu Fabrizio. Fabrizio che era ospite. Io ero immobile, ghiacciata, e Fabrizio mi disse: vai Mara, che ce la fai. Io ero irrigidita e lui mi dette una spinta e mi buttò fuori. Tanti colleghi, tanti amici, ma Fabrizio è sempre nel nostro speciale, cuore. Speciale, sempre nel nostro cuore. Tanto. C'è sempre. C'è sempre. Poi siamo in questi studi, io non, sai che sì, non riesco, te l'ho detto anche l'altro anno quando sono venuto ospite, a chiamargli studi Fabrizio Frizzi, non ci riesco. Però è un modo per ricordare sempre il grande Fabrizio Frizzi. Perché è rimasto proprio nel cuore, è nel nostro cuore. E noi possiamo parlare di tutto, però poi Fabrizio, vedi, che ritorna sempre nella nostra vita. È legato a tutti noi. Senti, nelle tante edizioni di Domenica In hai intervistato anche i grandi internazionali. Prima però di questo c'è una pausa pubblicitaria. Va bene. Nel mio programma poi è finita, di oggi. No? No, poi abbiamo ancora tante ragazzi, sorprese, tante cose, per e poi torniamo fra poco. Una pausa brevissima e poi torniamo, parleremo di Hollywood. Hollywood. C'è Domenica In sulla Rai, c'è Domenica. C'è Domenica In, c'è Domenica In. La ragazzina è andata a vedere alcuni messaggi, eh sì. Si è andata ad asciugare un po' gli occhi. Mi costa molto, ragazzi. Che ti ha detto Celentano? Che devo guardare bene i documenti che non sono. C'è un errore. C'è un errore. E invece, caro Adriano e cara Claudia, sono proprio quelli. Adriano, cara Claudia, Adriano, è forte, forte. Senti, parlavo di Hollywood, perché Domenica In sei andata anche ogni lunedì partivi, andavi a Hollywood, facevi delle grandi interviste, me ricordo, bellissime. E c'è una foto che ti voglio far vedere, guarda. Fa vedere. Di una rosa che tu hai fotografato a casa di qualcuno. Con una rosa con Rita Hayworth, non so se c'è. Era a casa di Glenn Ford. Esatto, eccola qua. Questa è una foto che tu hai scattato e ti ha colpito molto, perché ogni giorno c'era questa rosa fresca di fronte a questa foto. Qui eravamo a Hollywood, a casa di Glenn Ford, che dovevo intervistare. E non hai intervistato? No, non l'ho voluto intervistare, perché quando sono arrivata mi ha fatto aspettare 2 ore, e ero con tutta la mia troupe, ovviamente, c'era il nostro... faceva da tramite l'agente suo, ma era un italiano, per cui capivo molto bene quello che stava accadendo, non capivo perché questo ritardo. E nel frattempo noi giravamo in questa villa meravigliosa e c'era questa foto di Rita Hayworth, perché si diceva che lui fosse perdutamente innamorato di Rita Hayworth, e questo era una specie di trumeau. E lui ogni mattina mi diceva, metteva una rosa rossa davanti alla foto di... Ma non l'ha intervistato perché? Non l'ho intervistato perché poi la gente mi ha detto di andare, c'era Fiammetta, che era la mia mitica Fiammetta, che tutti conosciamo, che mi faceva anche da interprete, perché lei parla l'inglese come l'italiano. Yes, very well. E mi dice, guarda che lui ti vuole vedere in camera da letto. Io dico, in camera da letto? Ma perché ci vado a fare in camera? No, vieni in camera da letto. Io mi aspettavo di vedere, io ero pazza di lui, cioè un attore pieno di fascino che ho sempre seguito fin da quando ero ragazzina. Invece lui era a letto, completamente ubriaco, e con una bottiglia di gin, con una flebo che forse gli avevano appena fatto. E per però questo non... mi parlava, non capivo niente, perché poi gli si impastava la voce e poi il traduttore e anche Fiammetta mi ha detto, guarda Mara, lui tra mezz'ora si rimette in piedi. Ho detto, no, io non voglio farlo vedere così. Non perché mi sarebbe... soprattutto perché non l'hai voluto far vedere così. No, non l'ho voluto anche far perché vedere era così. Il mito della tua mamma. Anche. Sì. Ma non l'ho voluto far vedere così per il pubblico, è una forma di rispetto che io ho avuto per lui. Allora, Renzo Arbore. Renzo, beh, un altro Renzo, amore della mia vita. Un altro amore... Sempre compagni diversi, Jerry, dopo Jerry, Renzo. Renzo ha rappresentato... Ma Renzo era sempre stato il mio idolo, ho sempre amato lui in televisione. Io sono sempre stata una fan, prima di tutto.
per il suo modo di fare televisione, così innovativo, così diverso. Ai tempi dell'altra domenica era molto geloso. Sì. Di Sean Connery anche? Era un po' geloso di tutti, Renzo, in Ma verità. Di Sean Connery una volta di Sean Connery soprattutto, era molto geloso, perché poi accade che Pupa Guidi, una mia amica, molto amica di Sean Connery, una sera dice: c'è Sean qua a Roma, vieni a cena. Lei sapeva che io ero pazza di lui, ogni tanto me l'aveva anche passato al telefono, ma io che non parlo inglese, questo mi parlava, oh, questa voce bella, ma io dicevo I love you, sapevo solo dire questo. E Pupa mi invita a cena, Renzo era in tournée, mi chiama e mi dice, e io dico: guarda che stasera vado a cena e finalmente conosco Sean Connery. E Renzo: se tu vai a cena non mi vedi più, non torno più a casa. E io non andai. Non sei andata? No, dopo 2 mesi ci siamo lasciati. La prima cosa ho detto: mannaggia che non sono andata a incontrare Sean Connery. E allora Renzo ci ha mandato questo video saluto. No, per non te. Ci credo. Sì, l'ha mandato. No, questo di Renzo non ci guarda, posso credere, guarda, perché lui non le fa ste cose. Forza, avanti tutta. Ma anzi, veramente? Indietro tutta. Finalmente matura. E se fosse la stagione più bella della vita, quella che ti aspetta, la stagione dei giochi, la stagione più bella della vita o una delle stagioni più belle della vita, è l'augurio che io ti faccio con tanto affetto. Finalmente matura e poi tutti i portafortuna sono dietro di me. Ciao. Lui è sempre... geniale, unico. Lui è genio e poi insomma è stato un grande amore quello con Renzo. E... ma perché, come mai vi siete lasciati? Io ancora non l'ho molto capito, però penso che... io gliel'ho chiesto domenica che è stato qua, dico: scusa, ma perché ci siamo lasciati? Perché probabilmente, sai, io ero diventata improvvisamente famosa, lui sempre in giro, e allora inevitabilmente poi questo lavoro ti fa perdere qualcosa. Ti allontano. Io improvvisamente quando mi sono messa con lui, ero sconosciuta praticamente. Poi invece con Domenica In sono diventata molto famosa, molto popolare, ho cominciato a lavorare tantissimo. Lui con l'Orchestra Italiana sempre in giro. Penso che noi ci siamo allontanati, ci siamo lasciati amandoci. Beh. Io credo che ancora oggi è chiaro che... è un amore diverso. È un amore diverso. Però è un legame che non è un legame molto forte. Io so che c'è lui nella mia vita e lui sa che io ci sono nella sua. Ma non Nicola non ha... non avete mai parlato di matrimonio con Renzo? No, non ne abbiamo mai parlato. Ma io ho sempre saputo che non ci saremmo mai sposati. Io sapevo benissimo che cosa pensasse lui sul matrimonio. Per cui non mi sono neanche mai, però insomma, però 12 anni insieme. Beh, sicuramente sono tanti. La cosa bella è che ci sia questo legame fortissimo. Fortissimo, i primi anni lui non mi voleva vedere e evitava di incontrarmi, se andavo a una cena e c'era anche lui andava via, e questo mi addolorava molto, perché io ho sempre voluto rimanere amica, proprio in nome di questo grandissimo affetto che c'è, chiamalo amore, io lo chiamo amore, perché tra due persone che si sono amate così tanto, noi abbiamo avuto dei momenti di infinite gioie, di grandissimo divertimento, abbiamo girato il mondo, però noi abbiamo avuto anche dei dolori molto, molto forti, e forse proprio questi dolori poi alla fine sì. non hanno aiutato a... credo di no, poi siamo ritornati insieme, ma... credo che poi appunto il lavoro e i dolori poi ci abbiano... avevamo voglia forse tutti e due di avere altro. Le amiche, le amicizie, i colleghi, abbiamo parlato prima di Fabrizio in qualche modo, nel mondo dello spettacolo. Beh, Antonella è sicuramente una mia amica. Allora, io poi sono tornata a fare Domenica In grazie a te, e ho ringraziato pubblicamente l'altra volta. No, perché io avevo fatto 3 anni a Mediaset, e nel 2000 grazie a te sono ritornata... a Domenica con Antonella In, con Antonella abbiamo anche tanto litigato, proprio perché davvero? Siamo uguali, e tu eri testimone, no, tu eri veramente? Una vittima, non me ne ero accorto non mai. So come ma guarda, ah veramente? Ma quell'edizione lì venivamo da te, tutte e due. Però proprio il però nome poi
solidificato invece una bella amicizia fra voi. Sì, proprio in nome di anche forse delle litigate che ci siamo litigate, fatte. Le incomprensioni sì, e poi invece... però poi insomma quando ci si guarda vuole bene... Guarda un po' delle amiche al di là di Antonella che ti salutano e ti mandano, perché poi l'avrai Antonella più tardi, quando sì, inizierà tardi, la tua trasmissione, sì, sarà ospite. Vediamo dei saluti di alcune amiche. Tanti auguri, Mara mia, ma tanti auguri davvero. Noi siamo giovanissime, noi abbiamo vissuto, abbiamo visto, abbiamo fatto tante cose, abbiamo distrutto la nostra vita e l'abbiamo ricostruita. E adesso siamo nel momento in cui abbiamo dei nipoti e siamo felici dei nostri nipoti, siamo felici di divertirci con loro e poi chi se ne frega, la vita è bella. Noi non abbiamo età, ricordatelo sempre. Ti faccio gli auguri più grandi, che ci riapproprieremo dei nostri spazi, delle nostre giornate, delle nostre risate, ma anche della crostata che ormai sono mesi che non si fa più, del nostro riso al salto. Ti voglio tanto tanto bene, a presto ed infiniti auguri e sempre più su. I just go to say I love you. Auguri amore! Aspetta! Questo messaggio, questo video, e non si chiude più la musica, è solo per dirti che ti amo, ti voglio bene, auguri, bionda del mio cuore. Vabbè, loro sono tre amiche meravigliose, veramente, avete scelto le persone che più mi sono sempre state vicino. Quando abbiamo fatto quella domenica in, mi ricordo che avevi conosciuto da poco Nicola, sì. Nicola Carraro, il tuo sì. marito, tuo marito, che poi hai sposato il 28 giugno del 2006. Sì. Mi ricordo che in quel periodo eri anche un po' indecisa. Sì. Ma che faccio? Ma che... Sì, ero spaventata. Eri spaventata, perché avevi incontrato quest'uomo vero, forte, solido. Sì. Forse che non avevi... Sì, ne avevi proprio quella figura così... importante, un gigante in quel modo non l'avevi ancora incontrato. No, che però a te è piaciuto subito. Subito, subito, anche perché è un grande pescatore, detto fra noi. Sì. E allora, Nicola, vediamo un RVM di questo matrimonio, di questo incontro e di questa meravigliosa unione. Avevo gli amici, il lavoro, avevo una vita comunque piena. Non pensavo mai di incontrare l'amore, quello lì. Mai, 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 mai. Credo che la vita ci abbia fatto incontrare esattamente nel momento giusto. Ti amo, ti voglio bene. Ti vorrei risposare, te lo propongo ufficialmente. Ah, che bello! Nicola, eccolo in collegamento! Dov'è? È in collegamento! Ciao Nicola! Amore! Ciao Carlo, grande! Scusate un attimo, voglio fare la mia di Ibra, poi va bene tutto! Non se ne può più! Grande Ibra! Senti, non se ne può più! Hai seguito questa intervista o eri impegnato a guardare già le partite? Sì, guarda le partite. Sto seguendo tutto, sto seguendo tutto, mi sono anche un po' commosso, devo dirti la verità. Senti, cosa ricordi di quell'inizio, di quei primi giorni, quei primi mesi di conoscenza di Mara fino ad arrivare al matrimonio? Beh, guarda Carlo, sono stati anni meravigliosi. Io ho subito capito che sarebbe stata un grande amore. E poi ci siamo incontrati, poi a un certo punto sei entrato anche tu nella nostra vita, perché sai, i primi sei mesi belli, no? Abbiamo viaggiato, siamo andati a New York, a Las Vegas, ai Caraibi, eccetera eccetera. Poi un giorno Carlo Conti la chiama per fare Domenica In, e io sono rimasto un po' perplesso, perché ho capito che Domenica In sarebbe entrata pesantemente nella nostra vita. Però sai,
non ho detto niente. Però lei mi ha visto che ero un po' stranito. E mi ha detto, guarda Nicola, se vuoi, questo è il telefono di Carlo Conti, e allora c'era Raveggi come capo struttura, io chiamo e dico che non faccio Domenica In. Invece io ci ho pensato su un secondo, perché l'idea un po' mi allettava, e poi invece ho capito che quella era la sua vita, la sua trasmissione, era troppo importante per lei, e io comunque, essendo un suo grandissimo fan, volevo anche vedere la televisione, quindi ero combattuto tra le due cose. E abbiamo scelto Domenica In, quindi mi sono sposato sia con Mara che con Domenica In. Io caldeggiavo però questo fidanzamento e questo bel fidanzato. Sì, che, eri tu, Rita, dalla Chiesa, e Edwige Fenech. Voi tre, perché io ero molto spaventata all'idea, mi sembrava che non c'entrasse molto con la mia vita un po' anarchica. Poi invece lui è più anarchico di me, per cui poi ci siamo incontrati. Ed è arrivato nel momento giusto, è importante, perché che come sia arrivato nel momento. Mi hanno fatto fare degli esami prima di accettare la mia corte. Io ho dovuto appunto passare tutti gli esami, anche la sua cameriera, la sua segretaria. Sono stato scrutinato da tutti. Hai capito? A un certo punto c'è stato anche un nostro grande amico che saluto, che ha detto: Mara, stai attenta che non ti mangi i soldi. Li faceva portare con le palette, davano il voto con la paletta. Sì, uno mi disse: stai attento che non ti mangi tutti i soldi. Vabbè. Senti, ha promesso che il prossimo anno non farà più Domenica In, però ora abbiamo smentito, perché dovrà rifare il cartellone. Devo fare il cartellone, per cui... e quindi dovrà rifarlo ancora. Allora, se c'è il direttore qua, capito? Direttore, mi rimangio quello che ho detto. ma una cosa che dovete promettere è di nuovo di risposarla, perché direttore, ha detto che ti risposerà e dovrete rifesteggiare di nuovo. Direttore, capito? Direttore, si faccia Stefano, vedere. Stefano, allora rifà anche il prossimo anno, Va bene? No, direttore Coletta, io le voglio molto bene, ma non c'è niente da fare. Promesso il debito. Farà altre cose, ma non Domenica In. Vabbè, staremo a vedere. Farò il tabellone. Grazie Nicola, grazie. Ciao Nicola. Amore, ci vediamo dopo, non fare disordine a casa. Andiamo anche a pescare assieme, evviva! Non fare disordine a casa. Comportati bene, non fare disordine. Ciao. Ha messo la maglia di lana? Ha messo la maglia di lana, perfetto. Ma lui, sai, fa disordinatissimo. Ah sì? Tu invece sei ordinatissimo. Io stamattina, prima di uscire, gli ho fatto da mangiare, gli ho preparato la tavola, gli ho messo a posto, mi guarda, la sua camera, gli ho rifatto il letto, le magliette gliele ho tutte piegate. Allora, adesso torno a casa, trovo altre magliette. Comunque non ti preoccupare, perché Nicola gentilmente ci ha mandato dei filmatini che ha fatto e ti riprende, la vera Mara, la donna di casa. Guardate. Allora, adesso chissà cosa ha fatto sto disgraziato, perché quello ha tradito. Non è mica fare Domenica In? Sì, di nuovo. Ma anche quest'anno? Sì, anche quest'anno. Guardate la signora Stella Domenica, vi prego. Stai riprendendo? Sì, che ti sto riprendendo. La polvere viene? Questa malinconia e tristezza e angoscia, almeno un dato di patate. Dove andiamo oggi? Che succede? A Domenica In. A fare cosa? Domenica In. Scusa. Sì, ma quella sono io. E poi la nonna Mara. Che nonna è nonna Mara? Ce l'hai un po' accennato prima. È la ricchezza detto, più bella è la di gioia, questo periodo. Sono la mia gioia. È lo scopo della vita. Ma anche per nonno, devo dire anche che noi nonno, siamo molto nonno. Felici quando stiamo con i nostri nipoti. Poi il piccolino, Iaio. Ovviamente Iaio mi fa perdere la testa, perché è un bambino simpatico, divertente. Trovo che mi assomigli. Così? Sì, trovo che... Io ieri me lo guardavo e dicevo, ma questo assomiglia a me. C'ha pure, io ho un vortice qua, i capelli,
a Venezia lo chiamiamo la scimmia, in italiano scimmia, in italiano si chiama vortice, sì. E lui ce l'ha uguale a me. La ritrosa sarebbe. A Firenze come si dice? Ritrosa. Ritrosa. Sì. A Venezia la scimmia. Beh. In italiano il vortice. Il vortice. 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 E lui ce l'ha uguale a nonna. E anche caratterialmente è un po' preso, sì, dalla nonna. Sì, sì, un bel casinaro come nonna. È casinaro molto, come sì, la nonna. Sì. No, due no, nipoti no. Meravigliosi li vediamo in questo filmato. Aia. Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Ciao nonna, come stai? Hai visto che bella sorpresa che ti abbiamo fatto? Tanti tanti auguri nonna, ti voglio bene. For all my life I feel never met you, boy. You'll never come again. Oh, what a feeling. I wish I never met you, go. Futuro, la vita, che cosa ti aspetti, cosa auguri ai tuoi nipoti? Spero di godermeli il più possibile, vorrei che tutto fosse come adesso. Che si fermasse il tempo. Niente di più. Carlo, non ti commuovere pure no, tu, no, perché no, sennò... No, no, portami con te, portami con te. Sbaglio, dove vola e si ribella ogni rondine al guinzaglio. Ecco, l'unica cosa che mi dispiace è non poterti abbracciare in questo momento, perché ci stava proprio bene un abbraccio dei nostri. Ma Mara, per chiudere, mi viene da dire che è anche un'opera d'arte, un'opera d'arte immortalata anche da un maestro della fotografia, Gastel. Sì, che è un grande amico, è un grande amico, un grande fotografo. Vediamo questa foto, Massimo, maestro della fotografia, vediamo questa foto, è al Maxi questa mostra, sì, e ci sarà fino al 22 novembre, e sei là ritratta da questo grande maestro, e sì, diventi anche un'opera d'arte, perché sei anche un'opera d'arte. Chi l'avrebbe detto quando il 20 ottobre è il tuo compleanno, abbiamo chiacchierato molto volentieri questa lunga chiacchierata, oh, quasi un'ora, mi hai fatto perdere anche il treno, no, ho dovuto spostare quello dopo per tornare a Firenze, grazie, però abbiamo sintetizzato Mara in questi primi anni, no, ma dillo. 70 anni, ha ragione Celentano, bisogna fare una verifica, vediamo una sintesi di tutto quello che è Mara, è molto di più. Ancora? Sì! No, basta, vi prego, dammi. Dai, sempre stata me stessa nel bene e nel male, io sono quella che sono. Mara Cofana Venier, senza Cofana. E cominciamo. Ma
questo è molto altro, è Mara, ma voglio soprattutto dire una donna vera. Intanto voglio grazie Carlo, grazie a tutti gli autori che hanno... Io non avevo non visto ha dormito niente, stanotte, no, ecco, appunto, non sapevo niente, non ho visto no, nulla, no. E, però volevo, ho visto tanti amici qua e ce n'è uno che è proprio nel mio cuore, che è Lamberto Sposini. Lamberto ci sta guardando perché mi ciao, ha mandato, Lamberto. Ho avuto un messaggio proprio all'inizio e lui ci sta guardando. Ciao Lamberto, ti voglio bene, lo sai, noi ci... Lo vedo ogni tanto, ci facciamo delle videochiamate. Ti sei lamentata spesso prima di salutarci? Ma non è finito, stanno per basta, arrivare due amici prego. Veneziani. No, ti sei lamentata spesso, anche quando sono venuto lo scorso anno ospite, che tutti hai baciato tutti, sì. Anche sulle labbra, molti sì, casi sì. Abbiamo visto. Ma a me piace l'unico, baciare. L'unico, io mai. No, mai. No. Io l'avrei fatto oggi però neanche con oggi. Covid non si può e quindi il bacio è virtuale. Amore, però noi ci vedremo presto. Ci vediamo noi... presto perché faremo insieme. Ma infatti le sorprese non sono finite. Intanto arrivano due amici veneziani per te. Guarda un po'. Guarda un po'. Farne si è quel no. Volevo un pompo, volevo un pompo. Posso farne si è quel no. Volevo un pompo, tutto il no. Marietta Montecondola, che mi te porto al nido. Mi do che non me fido. Te massagno. E mi state risico ancora, perché se in quel boschetto ti mascro un vasetto, che piante a tarde qua, e ti dice di sì, e mi si che mi batte il cuore, ti che ti che ta, che felicità, a Venezia di Mossega, in condo età. Buongiorno, non sono per voi, noi. No, grazie, troppo no, gentile. Grazie, i fiori per noi. No. Ma da lontano non avevo manco riconosciuto, ma sono due gondolieri veramente. Noi siamo cioè, con loro ho condiviso. Purtroppo col Covid siamo costretti a prendere i fiori per noi. Grazie, grazie, che sorpresa. Stare qua e non poterti darci un bacio è una sofferenza per noi, grazie. Abituati. Grazie, è martedì, è l'hai riconosciuto? Lo sappiamo. Sì, sì, lo riconosciuto. Guarda, mi dicono tra l'altro, grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie a grazie Andrea, e grazie amore, c'è una amore, sorpresa grazie. Per tutti e due, perché mi dicono c'è un videomessaggio da parte dell'Antoniano. Vediamolo allora insieme, bimbi dell'Antoniano. Zecchino d'oro con tutti sti bimbi, sarai una zia meravigliosa per tutti noi. Non sai come zia sono nonna, felice, insomma, non sai come sono felice di fare questa cosa con te. Ci divertiremo. Per lo zecchino d'oro, veramente grazie di avermi di avermelo offerto no, perché divertiamo. L'ho accettato e per me è una ventata di allora, allegria. Adesso tu riprendo. Ci sarai con me anche nei pomeriggi, sì, pomeriggio, vero? Pomeriggio starò lì, no, con me. Ma te li fai tutti tu, tranquilla. No, bello, con e te. Poi faremo a il me mi hanno detto insieme. Con te. E poi il sabato sera. No, a me mi hanno detto con te pure devo il pomeriggio. Devo fare interviste a un'altra meravigliosa signora che si chiama Mara Venier, vedremo. Continueremo l'intervista, vai, mai continuiamo l'intervista. Una cosa è certa, che adesso cosa facciamo? Andiamo in pubblicità? Non lo so più, o, ragazzi. O lascio... Allora... Ma conduci tu, io non sono in grado, perché mi avete talmente... Cioè, io sono distrutta, ragazzi, no? E allora sì, abbraccia me più forte, perché pochi se ne fu. Se tutto il tempo che è passato è tempo perso, o si rimane. Volte che mi sono sbagliato. Dai che perde il treno. No, no, ti voglio
salutare, ringraziare, è stata una gioia per me poter intervistare Mara Venier, ho fatto anche la rima. E adesso ti lascio per la tua trasmissione. Grazie, che non lascerai, grazie, che non lascerai. Carlo Conti, buon pomeriggio. Grazie.